qualche strano incantesimo, una sorta di febbre immavagliati i campi e le strade di fuoco. La gente scopre che nel cielo quest'anno apparirà una primavera feroce e si abbandona a una frenesia dolcissima, mentre esplodono nell'aria petardi, castagnole, mani frenetiche, battono ritmi nervosi. L'aria penetra nelle narici come una pozione meravigliosa, rigenerante. Dalle viscere della terra si sprigionarono degli strani vapori e come per incanto apparvero le roulotte dei comici e degli attori che come grappoli d'uva nera fin troppo fermentata zampillavano fuori dai solchi in preda ad una gioia scatenata. Vennero verso il paese spargendo ritmi, profumi e canzoni, annunciando alla gente ora inizia la più strana di tutte le rivoluzioni. Il popolo sarà sovrano, avremo tutti pane e giochi, gonfieremo la notte con tanghi e tarantelle alla luce dei fuochi. La lotteria degli zingari indicò Elio Gabalo come nuovo imperatore. Lo festeggiarono giù al mercato al suono di mazurche e pianole. E da quel momento le sorti del paese furono affidate alle carte e all'astronomia. Le bancarelle del porto vendevano menta e formule di magia. Perché Elio Gabalo dimenticò il passato, spazzò via il futuro e tutto intorno al presente in silenzio costruì un enorme muro, dicendo alla gente: non sporgetevi a vedere, le carte predicono un brutto male, non pensate più al domani, da oggi sarà carnevale. E per dimostrarlo prese un ballerino e disse: ecco il nuovo capo dei carabinieri. Insegnò alla polizia, i poeti, i pittori fiamminghi, gli antichi misteri. Trasferì i soldati dall'Accademia Militare all'Accademia di Belle Arti, dove le loro divise scoppiarono in mille colori dalle mani dei sarti. Carabinieri, rabbiosi, murati, costumi, ferrari, bandina, in caserne celeste, progettare, carri armati, pedali. E quando Elio Gabalo entrò nelle cattedrali, cacciò via i sacerdoti e fece salire i matti a parlare da altari ormai vuoti. Allora, secoli di preti che furono coperti da parole divertenti, frasi rituali cancellate da poesie irriverenti. Il calice stracolmo di cioccolatini e confetti malvino rimase. La gente dichiarò: adesso sì che preferiamo le chiese e le nostre case. E quando le ballerine presero per sempre il posto dei chierichetti e sui sacri affreschi del 200 comparvero dei grandi fumetti, allora la gente, lo giuro, cominciò a divertirsi sul serio. Se ne fregò del bene e del male, imparò a vivere con un suo criterio. I quartieri illuminati come un immenso braciere, la festa in pazza, i canti sbattono il vento come bandiere, la gente pone il cielo, la terra, il sole, la luna, riempie le strade con ogni mano le carte della fortuna. Va
Volete essere governati dalla logica o dalla magia? La magia! Vogliamo l'albero della cuccagna, le carte, la lotteria! Volete essere governati dalla scienza o dall'incantesimo? Allora è davvero una rivoluzione questa. Incredibile. No, è un gioco per adolescenti.